Benvenuti al punto settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, le attività dell'Assemblea legislativa regionale, la politica, i temi di attualità. Oggi in questa puntata con il consigliere regionale Andrea Smacchi del Partito Democratico e con il consigliere regionale Gianluca Cirignoni, Lega Nord, il gruppo. La presenza di Andrea Smacchi mi dà subito un assist per parlare di un argomento abbastanza importante, anzi, diventerà forse quello preminente dal punto di vista politico nei prossimi mesi. Perché dopo le elezioni per l'Europea e dopo il rinnovo di tanti consigli comunali, tra pochi mesi ormai, mancano pochi mesi. Si rinnoverà anche il più importante consesso istituzionale Umbro, proprio l'Assemblea Legislativa dell'Umbria, il Consiglio regionale, come lo abbiamo sempre eh, chiamato. Per farlo ci sono delle cose obbligatorie da fare e Smacchi, in quanto Presidente della Commissione Statuto, è proprio la persona che dovrà un po' dirigere i lavori. Perché? Perché i consiglieri regionali, come è noto, scenderanno da 30 a 20%, e dovranno essere modificati i meccanismi. Eh, entriamoci eh, Andrea Smacchi anche nella prospettiva di far capire a chi segue la nostra trasmissione un po' quali saranno queste novità e qual è anche lo, lo scenario. Cioè, si va verso la, la possibile abolizione del listino. la chiedono ben due proposte di legge, una tra l'altro la sua. Eh, ce n'è una che riguarda la parità di genere che ha presentato il consigliere Zaffini. Eh, C'è anche un'ipotesi di un presidente della giunta regionale eletto questa volta dall'aula di Palazzo Cesarò. Insomma, ce ne sono diverse di cose. Qual è lo scenario che si va configurando e che adesso entra nel vivo, presidente Smacchi? Sì, eh, intanto il consiglio regionale ha già di fatto fatto delle scelte. La prima è stata quella di ridurre i consiglieri da 30 a 20 e di ridurre gli assessori da 8 fino ad un massimo di 5. Questi sono stati due paletti eh, rispetto ai quali il Consiglio regionale dell'Umbria ha voluto già dare un segnale forte. Per quanto riguarda invece le regole della partita, la legge elettorale, la Commissione Statuto ha iniziato i suoi lavori. È chiaro che con la riduzione a 20 eh, ci sono delle problematiche, soprattutto di rappresentatività, eh, di cui tener conto. La prima è una eh, rappresentatività territoriale. Si cerca di far sì che eh, le grandi città non abbiano la possibilità di eh, eleggere esclusivamente i propri eh, consiglieri, ma di dare la possibilità anche ai territori marginali di avere una rappresentanza eh, territoriale. E poi c'è la rappresentanza territoriale eh, che eh, si unisce con la rappresentanza politica, cioè quella dei piccoli partiti. Si vuole evitare che i grandi partiti. Eh, abbiano la possibilità di eleggere, i piccoli partiti invece siano messi ehm, in un angolo. Rispetto a questo un punto che accomuna eh, tutte le forze politiche è l'abolizione del listino, che nella precedente legge elettorale garantiva il cosiddetto premio di maggioranza, eh, pari al 20%. Nel caso precedente erano sei consiglieri, in questo caso eh, il listino eh, penso che eh, verrà abolito. A questo punto si pone però il tema di come garantire questa governabilità, ossia come garantire a chi vince la, eh, la maggioranza. Una legge che va per la maggiore, che è molto vicina ai cittadini e molto sentita in maniera favorevole dai cittadini, è quella dell'elezione eh, dei sindaci. Noi pensiamo che quello eh, sia un obiettivo, nel senso che da un lato arrivare all'elezione diretta eh, del eh, Presidente della Regione, eh, nessuna regione in questo caso ha eh, il doppio turno, eh, quindi di fatto in questo caso mh, diciamo che questa è una valutazione da fare, in questi giorni si parla di primo eh, o di eh, due turni eh, rispetto anche a quello che sta succedendo a livello nazionale, la discussione politica per la legge elettorale nazionale. Eh, noi su questo ancora non abbiamo iniziato a discutere, è chiaro che di fatto... Eh, la particolarità delle leggi regionali è proprio questo. Fino adesso eh, il presidente della regione è stato eletto sempre ad un turno unico. Vi faccio gli ultimi esempi, eh, Debora Serracchiani nel Friuli Venezia Giulia è stata eletta con il 36% dei voti, mentre Zingaretti nel Lazio con il 37% dei voti. Perché pongo questo problema? Perché una recente legge della Corte Costituzionale eh, rispetto alla legge nazionale ha detto che eh, non è pensabile di dare un premio di maggioranza pari al 60% quando si raggiungono delle percentuali troppo basse, tipo il 34%, il 35%, il 36%. Eh, questo mh, per evitare di fatto che con quei voti si possa avere una maggioranza assoluta, sì che garantisce la governabilità, ma che al tempo stesso è un premio troppo alto eh, rispetto ai voti effettivamente presi. E questo problema si pone ed è nato nel momento in cui rispetto al famoso bipolarismo si è affacciato un altro polo che è quello del Movimento 5 Stelle che ha fatto sì che eh, di fatto si possono avere tre, eh, due coalizioni ed un movimento che si avvicinano al 30% e di fatto quindi da un lato un problema di governabilità, dall'altro come garantire questa governabilità. Se poi ho tempo le spiego anche quali sono le idee che sono venute fuori in questa fase. Un piccolo particolare la margherita che ha sulla giacca ha un qualche significato anche politico o è semplicemente non, non è un ritorno al passato <ride> è soltanto un, un decoro estetico diciamo. Al consigliere Cirignoni della Lega Nord che è capogruppo della Lega manca oggi un qualcosa di verde ma non ha niente no. a che fare con le voci che dicono che lei sarebbe passata ah, ce <ride> ecco, l'ha, ecco. ce l'ha. Allora niente Forza Italia perché Tutte ci sono voci dei fondate, rumo, che ah, dicono eh, eh. ma Cirignoni passerà in un partito più ah, grande per rumors, sono rumors, solo rumors Lasciamo che chi, chi, chi vuole parlare parli. <ride> io rispondo con i fatti. Quindi. Certamente, certamente. Allora, entriamo anche in questo discorso con lei, Cirignoni. Sì, ma sulla legge elettorale, io credo che eh, condividiamo assolutamente il fatto di eliminare il listino. Eh, nel senso che eh, diciamo i nominati. Eh, non piacciono alla gente, non piacciono agli elettori. In questi ultimi periodi l'abbiamo sentito, sentito spesso parlare, forze politiche e anche, anche cittadini chiedere di tornare a avere il sistema delle preferenze. In Umbria ce l'abbiamo sempre avuto, però per il listino non era così. Di fatto, quindi, su questo siamo pienamente d'accordo. Chi viene eletto in Consiglio regionale deve passare per eh, diciamo, l'esame delle preferenze. E Questo per noi è fondamentale nella nuova legge elettorale che faremo. Eh, diciamo, crediamo anche che sarebbe utile eliminare la figura degli assessori esterni perché sono figure mh, diciamo, costose, eh, che non vengono elette democraticamente, si prestano a vari giochi eh, diciamo, di palazzo, ma anche a giochi eh, diciamo, precedenti e, e il periodo elettorale è anche all'interno della campagna elettorale. Quindi crediamo che per trasparenza sia bene eh, che vengano eh, eliminate queste figure che sono di fatto solo figure costose. Costose. E eh, Poi crediamo anche che invece eh, come della vecchia legge elettorale, ad esempio, vada salvato il fatto eh, che non c'è una soglia di sbarramento e quindi eh, su questo crediamo che ci opporremo sicuramente a chi eh, se c'è qualcuno in Consiglio regionale che voglia inserire questa eh, diciamo, soglia di sbarramento, noi insomma, ci opporremo perché non la riteniamo giusta, specialmente anche in un momento in cui andiamo a ridurre eh, quelli che sono, abbiamo già ridotto di fatto quelli che sono i consigli. Quindi la rappresentatività eh, sarà più difficile di tutte le forze politiche del, che ci sono nella nostra Umbria e anche di tutti i territori. Eh, crediamo anche, io lì ho presentato a suo tempo una proposta di legge, che per trasparenza sarebbe anche utile che eh, i consiglieri regionali, che, eh, quindi coloro che saranno nelle liste per essere consiglieri regionali, dichiarino anche, proprio per trasparenza, la loro appartenenza a tutti i tipi di associazioni che ci sono nel territorio nazionale e anche nel territorio ombro, quindi il loro ruolo che rivestono, tutti i tipi di associazioni, intendiamo quindi anche quelle che vengono definite segrete, insomma logge o non logge, insomma crediamo che sia utile che ci sia questo, questa trasparenza nella nostra legge perché credo che già in quella Toscana c'è e quindi speriamo che si possa inserire anche nella legge regionale dell'Umbria per quanto riguarda la, le elezioni. Insomma, sono tanti gli aspetti di cui dovrete eh, discutere in tempi molto stretti. Smacchi, sì. chiudiamo questo discorso sulla legge elettorale per avere proprio il quadro esatto della situazione e delle prospettive. Il nostro obiettivo è di arrivare ad una votazione in commissione e subito dopo in consiglio. Entro il mese di ottobre, massimo all'inizio del mese eh, di novembre. Questo per permettere anche a quei movimenti o a quei nuovi partiti che volessero comunque partecipare alla competizione di avere il tempo necessario per raccogliere eh, le firme. Rispetto a quanto detto da Cirignoni, guardi, noi pensiamo che eh, questa è una fase strategica per riavvicinare ancora di più i cittadini alla politica. Quindi fare una legge elettorale capita dai cittadini, vicina ai cittadini, che permetta ai cittadini di, di esprimere i propri rappresentanti è fondamentale. Altrimenti, ancora una volta, porremmo un muro eh, che in qualche modo allontana i stessi cittadini, non è più pensabile che vanno a votare il 50% o meno dei cittadini e quindi degli elettori. Quindi anche questo è uno strumento per avvicinare i cittadini alla politica e al palazzo regionale. Eh, cambiamo argomento. Eh, L'attualità eh, impone questo discorso dei fondi europei, cioè l'Umbria si sta organizzando, c'è cioè il progetto 2014-2020. Sono miliardi di euro che devono essere ripartiti, saranno suddivisi. Per quanto riguarda la nostra regione ho visto in aree urbane identificate quattro città, Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello. Poi ci sono le aree interne. La posizione di entrambi, ricomincio questa volta da Gianluca Cirignoni a proposito di questi... Fondi europei, anche l'Europa è un tema molto sentito in questo momento da tutti i cittadini perché ci stiamo un po' ponendo l'interrogativo, ma tutta questa gran massa di soldi, a chi va e in quale percentuale va? Che cosa verrà all'Italia? Che cosa verrà all'Umbria? Sì, eh, innanzitutto vorrei dire che ad esempio eh, nell'anno 2012 l'Italia ha dato all'Europa contribuito alla Unione Europea con 16 miliardi di euro e ne ha ricevuti indietro 11 miliardi. Quindi questo credo che debba far riflettere eh, chi ci ascolta e tutti i cittadini e anche le forze politiche eh, sul fatto che forse questa Europa vada riformata proprio dall'interno eh, o altrimenti eh, vada rottamata. Perché eh, io non credo che in periodi come questo di crisi economica eh, dover versare più soldi di quelli che poi ci ritornano indietro, quindi da una parte l'Europa ci strangola e dall'altra ci fa l'elemosina. Questa è una questione sulla quale credo che bisogna riflettere, come bisogna pur riflettere sul fatto che l'Italia è stata costretta ad aderire al meccanismo europeo di stabilità, con il quale, per Fondo Salva Stati, con il quale noi abbiamo dato miliardi di euro subito sull'unghia di contribuzione, con il quale ci siamo impegnati a dare subito sull'unghia la contribuzione al meccanismo europeo di stabilità di miliardi e miliardi di euro a semplice richiesta. Il fiscal compact è un'altra questione che ci ha imposto l'Europa e l'Italia e il Parlamento di buon grado purtroppo ha accettato, quindi quella di ridurre lo sbilancio deficit PIL eh, nell'arco di vent'anni del 3% l'anno, questo comporta una manovra aggiuntiva dai 40 50 miliardi di euro l'anno. Voglio ricordare che, ad esempio, eh, i paesi come l'Inghilterra o come il Giappone, che non fa parte dell'Unione Europea, mentre l'Inghilterra sì, pur avendo conservato la propria moneta, la sterlina, eh, che hanno, ad esempio, un grosso debito pubblico, beh, non necessariamente, eh, avendo la loro però eh, diciamo sovranità monetaria, non necessariamente eh, sono paesi in crisi, ma forse, forse l'affrontano meglio di noi, proprio perché hanno ancora la propria sovranità monetaria. Noi questa non ce l'abbiamo più. Comunque, eh, al di là di questo preambolo che credo che era necessario, penso che in questo settennato l'Umbria dovrebbe essere destinataria, se non sbaglio, di un, circa un miliardo e mezzo di euro di fondi eh, che dovrà ripartire e gestire tramite gli assessorati diciamo nei vari Ambiti eh, di interesse. Eh, io non mi sono sottratto eh, diciamo, dall'approvare dal, dal questa legge che è passata adesso nel Consiglio regionale, eh, dal presentare degli ammendamenti per migliorarla, per rafforzare anche la funzione del Consiglio regionale nel controllo di questa massa di denaro, di come viene spesa questa massa di denaro. Mi sono astenuto poi eh, alla fine, l'unico astenuto alla fine, eh, e l'ho motivata proprio perché ho detto: beh, eh, l'Umbria può fare poco nei confronti dell'Unione Europea, quindi dobbiamo comunque dotarci di una legge che ci faccia spendere al meglio questa massa di denaro che arriva, però mi sono astenuto proprio perché volevo che si riflettesse sul fatto che quest'Europa di fatto prende più soldi di quelli che ci dà e allora alla fine credo che ci sia proprio da, da pensarci approfonditamente. Ad esempio proprio oggi credo nelle cronache dei giornali sul su quotidiano La Repubblica mi sembra sia uscito che c'è uno studio per quanto di economisti eh, diciamo eh, famosi eh, che eh... Diciamo, ci spiega come ad esempio per quanto riguarda il Fondo europeo eh, di coesione sociale, quindi quello che riguarda in particolare eh, i corsi di formazione per, per creare posti di lavoro e quant'altro, negli ultimi cinque anni l'Italia ha avuto un fallimento enorme perché su, a, a, a fronte di miliardi di euro di fondi europei che noi abbiamo speso sembra che siano stati creati solamente poche centinaia di posti di lavoro a, a dispetto ad esempio di quello che è successo in Germania e in Francia che eh, sulla stessa questione invece con gli stessi fondi hanno creato decine di migliaia di posti di lavoro, quindi c'è una doppia riflessione da fare e credo che anche in Umbria eh, sapere che la giunta regionale poi deve, deve far conoscere al Consiglio che cosa, prodotto, che cosa hanno prodotto queste migliaia di miliardi di euro, questi miliardi di euro che è arrivato nella nostra regione sia importante Importantissima che la funzione anche del monitoraggio, su, monitoraggio su quello su che succede forse questo è un po' il deficit di molte leggi, che non c'è una verifica sull'attuazione, su come effettivamente hanno funzionato o meno Smacchi, diciamo anche che le verifiche con le clausole valutative, scusa, finisco subito, nelle leggi anche regionali si incomincia a metterle. Sta poi anche all'organo ese all esecutivo, alla Giunta, rispettare i tempi eh, per mandare in Consiglio regionale le, eh, diciamo, eh, le relazioni relative a come sono stati spesi questi soldi. Molto spesso non succede, purtroppo. Smacchi. Eh, abbiamo il Presidente del Consiglio italiano Renzi che. Eh... Sta cercando di mettere l'Italia in un'altra ottica in sì. rapporto agli altri partner europei su questo, no? perché l'Italia ha bisogno di di un cambiamento eh, dello status quo, visto che anche Cirignoni citava dei dati, insomma, eh, in altri paesi c'è un'altra efficacia. Io credo che questa sia una fase fondamentale. Intanto va detto che il precedente, la precedente programmazione si dovrà chiudere entro il 2015, quindi di fatto ancora c'è tutta una serie di risorse, tutta una serie di progetti che dovranno essere ultimati e rendicontati. Quindi è bene non perdere intanto quelle risorse. Poi, per quanto riguarda la prossima programmazione, è chiaro che. L'Umbria intanto è una delle regioni migliori in Italia rispetto ai progetti presentati e, e alle risorse prese, anche rispetto a quanto diceva Cirignoni della incapacità in alcuni casi e per alcune regioni di effettivamente poi rendicontare, perché i progetti magari li fanno, poi non riescono magari a trovare la copartecipazione pubblico-privata e quindi quelle risorse si perdono. Di fatto sono circa 1.700 milioni che verranno distribuiti per la sola Umbria nei prossimi sette anni e quindi si tratta di circa 250 milioni all'anno, che per una regione piccola come la nostra effettivamente sono risorse basilari, fondamentali. Che cosa succederà da qui al 2020? Intanto sono le ultime risorse che verranno distribuite. E quindi è chiaro che o si riesce a spenderle, o si riesce eh, a progettare e rendicontare al meglio, oppure di fatto chi non lo farà sarà indietro per sempre dal punto di vista proprio del momento storico eh, che viviamo. L'Umbria ha deciso da un lato di eh, mettere in campo un pool di eh, dirigenti, di progettisti al fine proprio di costruire, e questo è il momento in cui viene, vengono costruiti gli assi della programmazione comunitaria, eh, i progetti migliori per la ripresa e per la rinascita eh, della, della Regione Umbria. Lei ha citato eh, due strumenti eh, che eh, sono eh, l'agenda urbana e le aree eh, interne. Ora per esempio, guardi, sul discorso delle aree interne, in questo momento sono state individuate due aree eh, particolarmente bisognose eh, di intervento, che eh, è l'area dell'Orvietano e l'area dell'Alto diciamo, eh, Chiascio, tanto per essere chiari. Queste due aree eh, sono state individuate sulla base di tre parametri di difficoltà, che sono il parametro infrastrutturale, il parametro eh, della diciamo, eh, lacuna per quanto riguarda i servizi sociosanitari ed il parametro della lacuna per quanto riguarda i servizi scolastici. Ecco, questi sono diciamo, i primi tre ambiti di difficoltà che la Regione Umbria ha voluto aggredire. Si tratta di 4 milioni di euro che eh, sono stati messi a disposizione dalla legge eh, di stabilità 2014, rispetto ai quali dal 2015 la Regione Umbria metterà a disposizione almeno l'1% dell'intera massa di risorse, che significa almeno 17 milioni di euro per questi tre ambiti sanità, servizi sociosanitari, istruzione e deficit infrastrutturali. Abbiamo in commissione anche richiesto di eh, individuare un'ulteriore area che è quella della Valnerina, proprio per le difficoltà. Là non c'è una stazione ferroviaria, non c'è un ospedale di emergenza urgenza, c'è un solo istituto superiore in tutta quell'area. Ecco, dobbiamo in questo momento essere particolarmente attenti perché se no rischiamo eh, l'emigrazione, come è successo negli anni 60, lo spopolamento di quelle aree. E soprattutto non diamo una speranza, una prospettiva a chi ancora vuole investire in aree di pregio bellissime dal punto di vista del paesaggio naturale. La scuola è particolarmente. per chi si trova nella fascia appenninica, nella Valnerina è già un problema andare a scuola. Ci sono i problemi di, di come arrivarci. Ci sono i problemi che poi trovano gli alunni e le famiglie quando arrivano a scuola, perché la stessa scuola è in crisi. Mancano le infrastrutture. Su questo mi consenta Smacchi, parto da Cirignoni, come infrastrutture questa regione insomma, si parla tanto ma i miglioramenti eh, tutti andiamo ovviamente. in macchina e ne vediamo veramente pochi. Cominciamo dalla E45 e dal progetto approvato peraltro dalla politica locale di costruirci una autostrada. Non si sa se, non con il nostro voto, ma comunque... se piace o non piace poi alla maggioranza. Della gente che la percorre le 45 e lei, in particolare, lo ricordo a chi ci ascolta. Se sì, non vado errato è già al quarto esposto in procura sulla E45, cioè lei è particolarmente incavolato su, sulle sì, condizioni ma, di questa strada. Innanzitutto, se posso, vorrei tornare un attimo a collegarmi con quanto ha detto Smacchi rispetto ai territori. Credo che eh, in questo settennato la regione Umbria dovrà dimostrare anche un, un particolare eh, interesse eh, per quanto riguarda l'Alto Tevere Ombro che è stato eh, diciamo, il motore dell'economia umbra. Per quanto riguarda il prodotto interno lordo, eh, un territorio che, di micro imprese e eh, piccole imprese agricole eh, in particolare legata alla tabacchicoltura che sta soffrendo e quindi spero anche eh, voglio sperare che in questo prossimo settennato insomma, eh, si riesca a far ripartire questo territorio a fargli ritrovare il suo sprint e la sua forza perché la forza dell'Alto Tevere e Umbro è anche la forza poi della nostra Umbria. Ecco mh, per quanto riguarda eh, diciamo eh, la E45 il problema di infrastrutture beh, noi riteniamo che... Eh... Innanzitutto non abbiamo dato il nostro voto positivo, eh, come hanno fatto altre forze politiche, alla trasformazione di queste infrastrutture in autostrada, ma per un semplice motivo. Noi non siamo contro le infrastrutture a prescindere, perché senza infrastrutture non c'è sviluppo, non c'è lavoro, non ci sono commerci, e, diciamo, il mondo eh, diciamo, rimane in una condizione quasi medievale. Ecco, quindi noi riteniamo che le infrastrutture siano importanti, però in questo caso eh, dobbiamo dire che eh, non si tratta di fare un'autostrada dove non c'era nulla, ma si tratta invece di trasformare formare una superstrada a quattro corsie che funziona, diciamo, funzionerebbe egregiamente se fosse tenuta nelle condizioni in cui un paese normale tiene una superstrada. Ecco Abbiamo una, che lo vogliamo invece trasformare in autostrada per metterla a pedaggio. Perché non mi si venga a raccontare poi che 900.000 ombri sarebbero esentati dal pedaggio? Perché questo eh, ovviamente eh, chi ragiona capisce bene che è una bufala bella e buona. Quindi, di fatto, si vogliono spendere 11 miliardi e rotti di euro eh, per pedaggiare questa strada e gli ombri non ne avrebbero, eh, diciamo, quali vantaggi hanno gli ombri? Dal, dal trasformare la superstrada in autostrada mettendola a pedaggio, nessuno, non si deve neanche vendere l'idea che trasformando in autostrada questa strada sarà tenuta in ottime condizioni, anche questo è un assurdo perché eh, non è che non vengono spesi soldi attualmente sulle 45 per la manutenzione, i soldi vengono spesi come? Tanti soldi, milioni e milioni di euro, ultimamente si è concluso un appalto, tra l'Umbria e la Toscana, circa 15 km di strada di manutenzione ordinaria eh, e straordinaria, di, da 20 milioni di euro. Sono 40 miliardi quasi delle vecchie lire. Ecco, a conclusione di questo appalto, eh, dei lavori si è aperta una voragine che poi ha occupato le pagine dei giornali per diverso tempo: si è aperta una voragine in un viadotto per la quale io ho fatto l'ultimo esposto alla Procura della Repubblica di Arezzo eh, per attentata alla sicurezza dei trasporti. In questo caso so. Che finalmente le indagini sono partite, sono in corso e staremo a vedere. Credo che ecco, il punto sia questo. L'E45 in autostrada, eh, se eh, agli ombri, non serve. L'E45 è la spina dorsale della nostra viabilità. Il rischio è che la cantierizziamo per i prossimi 20-30 anni, per come vanno le cose in questo Paese, e eh, diciamo eh, non abbiamo una viabilità secondaria che può. Diciamo, eh, assorbire la mole di traffico che con la cantierizzazione e il pedaggiamento perderemmo eh, diciamo, nel corso dei lavori e dopo la fine dei lavori eh, diciamo, realizzando questa strada il nodo di Perugia, anche lì eh, diciamo, quella è una questione che deve essere affrontata però noi riteniamo che la può affrontare anche eh, il governo italiano, lo Stato eh, insieme eh, alla regione Umbria ecco, non, non credo ci sia bisogno per fare una galleria e, e una, una serie di opere di, una serie di gallerie eh, di investimento Invece, vendere, trasformare per forza la E45 in autostrada da superstrada. Questa è la nostra posizione. Ci sono dei lavori che lo Stato può fare e non necessariamente debbono essere affidati ai privati. Insomma. Smacchi, se non sono bastati più di vent'anni per collegare Perugia con Ancona. Noi saremo in vita quando sarà ultimata un'autostrada eh, che passi in mezzo all'Umbria al posto dell'E45, perché qui il problema è anche questo, si rischia di combattere per un decennio o più con questa infrastruttura in corso d'opera e passare chissà dove anche insomma, nel frattempo, cioè è un'opera veramente Guardi, purtroppo difficile. negli ultimi decenni in Umbria non ci sono state delle situazioni che hanno permesso di migliorare la qualità della vita e della mobilità per quanto riguarda i residenti. La Perugia-Ancona di fatto almeno per il tratto umbro dovrebbe terminare, si dice, nel 2015, perché con gli ultimi fallimenti, gli ultimi commissariamenti, eccetera eccetera, la situazione è comunque ancora eh, difficile. Sono circa 35-38 milioni di lavori rimangono per il tratto Umbro. Quindi di fatto almeno se si riuscisse a terminare quel tratto sarebbe eh, quantomeno per chi deve da Gubbio o da Gualdo o da Foligno andare a Perugia eh, una, cosa, una cosa ottima. Per quanto riguarda invece tutto il resto, guardi, noi. Soprattutto nell'Alto Chiascio aspettiamo l'ultimazione della Piandassino. Il governo centrale ha messo a disposizione 63 milioni di euro, quantomeno per collegare Mocagliana, che è la frazione rispetto alla quale è arrivato il primo tratto, al bivio di Pietralunga. Poi rimarrebbe ancora il tratto da Pietralunga ad Umbertide. Per quanto riguarda poi il discorso della E45, guardi, eh, è chiaro che per quanto riguarda, riguarda l'E45 la difficoltà sostanziale è mettere a disposizione dei cittadini una strada dignitosa, dignitosa perché in questo momento c'è proprio la mancanza di rispetto per i cittadini, nel senso che anche la manutenzione di cui parlava adesso Cirignoni è una manutenzione scadente e insufficiente, perché lei deve pensare che vengono stanziati circa 3 milioni di euro per chilometro all'anno. 3 milioni di euro per chilometro sono comunque insufficienti rispetto allo stato attuale di quella strada, perché se fosse una strada nuova allora sarebbero sufficienti, ma lo stato attuale è di una impercorribilità in alcuni tratti. Quindi da questo punto di vista... Comunque, una strada, tra virgolette, bisognava prenderla. E la strada era questa della sinergia tra pubblico e privato che permettesse in qualche modo di superare queste carenze che in qualche modo pesano su tutti, non soltanto sugli Umbri. Mi auguro che la politica continui a essere vigile e attiva su questi problemi. Cirignoni, per una chiusura su questo argomento. Sì, no, io auspico che, tra l'altro, sempre tornando alle infrastrutture, eh, si dimostri la regione Umbri e la regione Leomast marche dimostrino eh, diciamo coerenza e lungimiranza e nell'attesa eh, di vedere completata la E78 visto che abbiamo fatto anche la società di progetto si pensi intanto a collegare la galleria della Guinza, che è un'incompiuta da 350 milioni di euro che da 15 anni aspetta di essere aperta e muta testimone degli sprechi italiani si pensi di collegare questa galleria alla viabilità ordinaria perché questo sarebbe un progetto che costerebbe relativamente poco molto meno sicuramente di completare la E78 sarebbe quindi alternativo consentirebbe di mettere a servizio dei territori e uno sviluppo formidabile dell'economia un'incompiuta e tra l'altro sarebbe anche complementare perché una volta che chissà quando eh, si, fosse, si volesse completare le 78 avremmo già un'opera già collegata e già fatta. Consiglieri, sì. buon lavoro da fare ce n'è nei prossimi mesi e grazie. grazie per la vostra presenza. Appuntamento alla prossima settimana.